a tutti quanti cari che vi impatti al del canale, una bella seratona rientrati da lavoro con tante news veramente da risucchiare come una zuppa bollente, perché veramente guarda, oggi è uscito di tutto e di più, quindi andiamo assolutamente a snocciolare le informazioni che ci sono oggi. Di mercato pochino, ma il mancato raduno di Allegri veramente mi ha dato un fuoco di paglia in più, vediamo. Parto con i saluti, però come sempre ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti nel community di Soramagna, vi accoglie con un abbraccio fortissimo. Un altro ringraziamento speciale che va a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, partiamo subito da questa vicenda che ha fatto comunque discutere, il fatto che l'allenatore della Juventus, che in teoria deve essere l'ossatura, no, di questo nuovo mercato, ha detto anche Diori, va bene, no? il pilastro, no, che regge tutto il mercato, su cui praticamente la Juventus basa i suoi prossimi 3 anni e su cui ha fatto affidamento per decidere chi mettere in rosa entro il 10. Ecco, l'Allegri non si presenta al raduno al ritiro del 4. E a me sembra molto strano comunque, visto che Milan, Inter, Napoli, tutte le altre concorrenti forti del nostro campionato si sono riunite oggi, tutti quanti, i fortunati, quelli che dovranno giocare, i titolari, le riserve, quello che vuoi. Noi non si presenta il nostro allenatore di prima squadra perché? Perché lui viene il 10, è il più bello, capito? Quindi sta in vacanza un po' di più, e questa bufala che il 4 si riuniscono soltanto quelli che devono recuperare degli infortuni, Danilo, Chiesa e i vari altri che appunto hanno avuto dei problemi come Vlahovic, no? La pubalgia, eccetera, che devono recuperare. Ma scusami un attimo, no? L'allenatore non va al ritiro di giocatori che comunque dovranno giocare per lui, perché comunque sono fondamentali, Chiesa, Vlahovic, Danilo, saranno parte dei titolari, e viene solo il 10. Cioè, quindi lui per una settimana non va là alla continassa, perché non c'è niente da spiegare, non ci sono schemi da provare, non si può parlare con i giocatori per pianificare la stagione, no, bisogna arrivare all'ultimo, e prima di partire per la tournée che è l'11. Sinceramente è una notizia che è stata data poi ufficialmente anche da Sky, quindi non mi invento nulla, quindi non mi venite a dire che mi sto inventando le notizie, che esagero, che le pompo, le gonfio, eccetera. Quindi ecco, questo è il dato di fatto. Poi, che da qui a dire che Allegri arriverà al 10, quindi arriverà in ritardo all'ultimo per portare la squadra in tournée, non è detto che non succeda, ok? Però è venuto fuori una piccola cosa, e però non voglio che veniate qua a dirmi, ti metti le notizie di nuovo, esageri, parli di Zidane che non c'entra una mazza, dimenticati Zidane, non c'è mai stata la percentuale. Infatti io, come vi dicevo, io ho smesso di parlarne, così siete tutti contenti, era un'ipotesi che avevo fatto un po' di 3-4 giorni fa, da mesi scorsi, però è spuntata questa foto clamorosa sui social, dopo che Zidane non postava da tanto tempo, e soprattutto dopo che la moglie di Zidane, che non posta mai, ha 40 follower su Instagram, è venuta fuori questa foto con i familiari, col figlio, la moglie, in bianco e nero. Ok, magari non vuol dire una mazza, è soltanto un tributo, un ricordo alla grande Juve, che è stata la sua squadra, è stata una delle bandiere fondamentali della nostra grande Juve, delle grandi epoche, e quindi magari ha fatto questa foto, no? Però diciamo che viene fuori in un momento in cui non è che si respira una bella aria a Torino, insomma, visto che non ci sono ancora delle ufficialità, non ci sono ancora le visite mediche di nessuno, siamo in alto mare col mercato, Allegri si presenta tardi, non viene all'ultimo prima della tournée, quindi abbiamo pochissimo tempo per preparare tatticamente e atleticamente la stagione, perché la prima di campionato sarà il 15 agosto, noi partiamo l'11 di luglio, c'è da fare il viaggio, poi ci sono le amichevoli, quindi non si preparerà una mazza fino al 21, e quindi ovviamente due domande uno se le fa. Poi, altra cosa, visto che si parlava di un grande ritorno, di un grande colpo da 90, no, del centenario, Cristiano Ronaldo non si è presentato al ritiro col Manchester United. E voi mi direte, ma cosa c'entra? Una mazza, no? C'entra che se Ronaldo non dovesse andare al Chelsea, come ha anche ipotizzato Fabrizio nella live, e tra l'altro ci ha beccato, quindi in anticipo sui tempi, ha detto chiaramente che Ronaldo non si presentava al ritiro dello United perché aveva già un accordo con un'altra squadra. Infatti mi sembrava strano che Ronaldo andasse a giocare per una squadra che fa l'UEFA Europa League. Ovviamente voleva fare la Champions League per allenarsi per il mondiale, obiettivo primario, perché vuole alzare il trono e salire il trono del miglior giocatore della storia davanti a Messi, e appunto mi faceva strano appunto che non giocasse alla Champions. Al Chelsea rimarrebbe comunque in un'atmosfera di Premier, vicino comunque allo United di Ferguson,
e magari sarebbe un piccolo sgarbo. È anche vero che non è come andare al City, però al Chelsea, insomma, sei lì, Londra e Manchester sono abbastanza vicine l'una all'altra e comunque farebbe abbastanza scalpore, no, vederlo al Chelsea. Chiaramente è l'ipotesi più accreditata, perché anche il Mirror lo ha detto, c'era già l'accordo, lo stipendio un po' più ribassato, eccetera, eccetera. Ovviamente è sempre nel campo delle ipotesi, ragazzi, perché io poi passo sempre per quello che dice le notizie gonfiate, invece non è mai vero, perché poi io nei video discerno bene la realtà dei fatti, no? Dalle bufale. Quindi ecco, se fosse Ronaldo il giocatore che rientrerà e Allegri non viene confermato, perché appunto Elkan e Agnelli vogliono riportare grande colpo Ronaldo qua e cambiare allenatore, la butto lì, visto che non è ancora successo niente e visto che Pogba e Di Maria, giocatori voluti da Allegri, non hanno ancora fatto le visite mediche, non hanno ancora fatto la firma. Cosa aspettano? C'è stato il Pogmentary, è già cominciato l'anno, il secondo anno di Allegri, è già cominciato il calciomercato, non c'è bisogno di ritardare, perché la tournée c'è il 10, anzi l'11, quindi ovviamente bisogna fare le cose velocissimamente, perché non c'è più tempo, ragazzi. Quindi ecco, questo è il cappello che volevo farvi. Ovviamente è un video di notizie scomode, quindi ovviamente daranno fastidio a qualcuno, perché sono delle supposizioni, delle illazioni che vanno prese per quelle che sono. Quindi ovviamente non prendete le cose come se le avessi dette per vero, non sono bufale raccontate da me, sono notizie che io vi riporto perché mi piace fare informazione alternativa, non mi piace dirvi quello che dicono i pappagalli, no? Sul trespolo, stavolta è veramente sul trespolo Paolo, perché non dico che l'asino è sul trespolo. Ecco, a parte gli scherzi, questa è la situazione paradossale, in cui non si capisce ancora cosa succederà, perché non c'è una certezza che ce ne sia una per capire chi sarà sulla panchina della Juve in questo momento, dico, e quali sono i giocatori appunto che comporranno la rosa. Ovviamente in questi giorni farò però la mia prospettiva di rosa, di 11 titolari più le riserve, perché ovviamente abbiamo già un quadro abbastanza completo di quello che sarà il nostro roster nella stagione 2022-2023. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un bel pollicione alto alto e poderoso, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Mi ditemi la mia su tutti questi argomenti perché sono veramente tanti, anche belli densi e calorosi. E a presto ragazzi, iscrivetemi in privato e soprattutto anche gli abbonati, affrettatevi in email. Ciao ragazzi!